Ciao a tutti dalla Beche, oggi faremo un fiocco fuori porta natalizio, ma veniamo subito al procedimento e a quello che ci serve. Allora, l'occorrente è della stoffa, io ho scelto un tartan con un filo lurex, scozzese, insomma, chiamatelo come vi pare, della stoffa tinta unita, in questo caso color panna, è un Panama e Panama, della botanica così. Che poi taglieremo, poi vi serve dei nastri vari decorativi, in questo caso della juta e dello spago, insomma questo è un po' l'urex, e del nastro sempre con il lurex. Ne ho preparato anche un altro più basso, vedremo se serve oppure no. Delle palline, in questo caso oro e rosse, di queste piccoline, poi delle decorazioni a forma di stellina, di alberello, quello vedremo un po' cosa andremo a usare. Ci sta che non li useremo nemmeno, ma intanto io ve li dico. Penso di sì, però. Poi colla a caldo, macchina da cucire, le forbici, delle spille e del gessetto per segnare sulla stoffa quando taglierete. La stoffa. Allora, lo schema io ve l'ho preparato, non importa il cartamodello perché dovete tagliare delle cose semplicissime. Io vi do le misure, magari vi metto nell'info box la foto di questo promemoria, diciamo. Allora, della stoffa fantasia che dovrà misurare 80 cm per 22 cm, al quale faremo questi tagli in sbieco, andando 12 cm in profondità e tagliando. Poi una striscia, questo è sempre tessuto doppio, questo tessuto doppio, centimetri 25 per 84, questo rimane un rettangolo, sempre di fantasia. Poi bianco ne taglieremo 50 cm per 16 e andremo a fare un obliquo di 6 cm. Poi sempre doppio, poi bianco sempre doppio. 36 per 25 e poi una striscia di 9 centimetri per 21, che è questa che servirà per legare il nostro fiocco. Ora ve lo tengo un po' fermo, così se lo volete fare uno screenshot, vedete voi. Posto. Allora, prendiamo dell'imbottitura, non ve l'avevo detta. Va bene, allora per ora la mettiamo via. Tanto prepariamo queste strisce di color fantasia. Ora io ho scelto il tartan, voi potete scegliere anche altre tonalità. Potete scegliere tessuto tinta unita, come vi pare. Allora, io ho preso quel rettangolo che vi ho detto e l'ho messo doppio e dovrà misurare, abbiamo detto, 25 per 48, 25, quindi doppio sarà 50, per 48. L'andremo a cucire tutto intorno così, lasciando un pezzetto aperto in modo da risvoltarlo così. Prima però facciamo questa e questa cucitura. Vado, allora, questa qui non capite niente. Punto dritto avanti e indietro fino qui, niente, avanti e indietro fino qua. Vado e cucio. Ho cucito, ho lasciato questo pezzetto aperto. Ora andrò a fare così e metterò questo nel centro e andrò a cucire di qui e di qua. Così, un centimetro, di cucitura. Ora anche faccio segni, ma è tutto a quadretti, non si vede. Avanti e indietro, punto dritto, di là uguale. Mettiamo il filo in tinta, non ve l'ho detto, ma tanto lo saprete. Vado, io non ho messo gli spilli, però se mettete gli spilli vi viene più bellino a diritto. Quindi ho cucito di qui e di là. Ora qui andrò a risvoltare. Vedete com'è lucido questo tessuto, è bellino. Sempre rosso, proviamo a fare un verde, sempre rosso, se no.
Comunque quest'anno il Natale, diciamo, è un po' all'insegna di questi quadri scozzesi, eh? Perché ogni anno c'è la sua tendenza. Ora qui andremo a imbottire un pochino, non tanto, eh? Ma un po' va imbottito, specialmente lateralmente, eh? Nel mezzo magari niente, perché sono già diversi strati. Ve lo faccio vedere tutto. Così capite, eh? Mettete bene l'imbottitura, la fate arrivare bellino agli angoli, che siano bellini rigidi. Un altro po' ce ne vuole. Il progetto lo faccio insieme a voi, eh? Quindi se capita, farò delle correzioni in corso d'opera. Io direi che così, un altro pochino qui, ma non tanto, eh. Fatelo arrivare tipo così, eh. Un altro pochino. Qua sopra. Ecco, dovrà avvenire qui niente e qui dalle parti invece più imbottito. Diciamo che ci siamo. Questo lo mettiamo da parte per ora. Ora prepariamo le codine del nostro fiocco. Prendiamo tessuto, lo mettiamo in doppio. La cucitura, se vi rimane di qua o di qua, non importa, eh? Va bene in ambedue le zone. Tagliamo, questo era il rettangolo, tagliamo a 12 centimetri e facciamo la diagonale. Quindi mettiamo pari. Mettiamo gli spilli perché andremo a cucire. Sempre lasciamo un pezzettino qua, lasciamo un pezzettino qua per svoltare. Punto dritto avanti e indietro fino qua. Punto dritto avanti e indietro fino qua. In questo caso perché la stoffa doppia è qui, quindi ta 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 e ta. Vado. Allora, cucito, lasciato aperto questo pezzetto e ora vado a risvoltare anche questo pezzo di stoffa qua. Tiriamo fuori bene gli angoli. Non ho tagliato perché la stoffa non è tanto spessa e poi l'angolo è solo, cioè la stoffa è solo da una parte, qua non c'è, quindi non ho tagliato gli angolini perché viene bellino lo stesso, eh. Di qua si fa uguale. Eccoci. Dove è rimasto aperto non ha importanza, eh? Tanto poi vedremo o lo incolleremo, non importa neanche, e questo poi dovrà venire così, dovrà essere legato tutto insieme. Ma ora prepariamo anche gli altri pezzi. Scusate, allora questo è quello in tinta unita, che è color panna in questo caso. E sarà di 25 per 36 messo doppio, quindi anche questo sarà 50 per 36. Avanti e indietro, punto dritto fino qui. No, 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 torno indietro. Avanti e indietro fino qua, lasciamo un pezzetto, si cuce qui e qui. Mettiamo due spille così e si cuce. Allora, ho cucito e ho lasciato un'apertura qui. Ora facciamo così. E questa qui la facciamo rimanere all'incirca a metà. Ah, le cuciture tutte di un centimetro, eh? E anche qui cuciremo di un centimetro. Ora io non ce lo metto, le spille, però per farvi vedere è meglio che ce le mettiate. Di qua. Vado a cucire, chiaramente cambiate filo, eh?
cucito anche da queste parti, qui e di là. Ora vado ad aprire qui e a risvoltare. E anche qua metteremo un pochino di imbottitura. Tiriamo fuori bene gli angoli. Imbottiamo un pochino anche qui, lateralmente, per far gonfiare un po' le parti. Questo è un bel fioccone, fuori alla porta si vede bene, potete mettere anche in casa, davanti a un camino, sulla parete di un camino, nella camera da letto, per avere anche la camera da letto magari bella addobbata a Natale, magari dello stesso tessuto ci potete fare dei copricuscini. E avrete anche la stanza da letto in atmosfera natalizia. Vedete un po' che sia regolare da ambedue le parti. Direi che basta. Sì, proviamocelo magari sopra questo. Sì, direi che basta, decisamente, non di più, anzi, ne levo un po'. Fatelo andare tutto lateralmente. E anche questo lo mettiamo da parte per ora. Ora prendiamo le altre codine del fiocco bianco, perché faremo due fiocchi, uno sovrapposto all'altro. Vedete qui intanto l'ho fatto rimanere di qua l'apertura, è indifferente. Allora, anche qui faremo la stessa cosa. Punto dritto avanti e indietro, così, così, poi qui lasciamo un pezzo aperto, continuiamo fino dalla parte di qua. In questo modo. Se ne volete mettere di più, spilli ne mettete di più. Io parto qui, poi qui niente e dall'altra parte. 1 centimetro di cucitura. Vado, ho cucito e ora andrò a risvoltare come abbiamo fatto in quello a quadretti. Ormai vi faccio vedere anche questo qui. Tanto si fa presto. Questo modo, qui non imbottiamo perché è bellino così. Ora diciamo che il cucito diciamo che è finito. Ora bisogna accendere la colla a caldo ed assemblare il tutto. Vado. Allora, prendiamo la stoffa, quel pezzettino che deve misurare 21 per 9, questo pezzetto qui, che è questo, e fate un orlino così di circa 2 centimetri da una parte e dall'altra. Come fate? Così, vi faccio fare veloce, verso la colla, eccola. Fate così. E piegate in questo modo. E di qua la stessa cosa. Di 2 centimetri all'incirca, poi più o meno, non è che è importantissimo. Allora, ora si prende questo pezzo qui che abbiamo preparato, lo mettiamo qui, poi prendiamo le code di questo fiocco qui, individuiamo la metà e le appoggiamo qua, così. Allora, ora se non vi sentite sicuri a tenere tutto fermo, si può. Allora, io vi consiglio di fare così. Prendete un po' di filo bianco così semplicissimo, lo mettete sotto qua e legate questi.
nella posizione giusta, tipo questo dovrà essere tipo metà. Ah, le code vanno messe in modo che il lato più corto sia vicino al fiocco, eh? Deve fare così, deve fare la punta quando le uniamo. E qui fate un nodino e lo fermate un pochino così, perché troppi strati poi si muoveranno. Allora, fate in questo modo. Basta due nodini, così. Lo lasciate qui, così. E mettete le codine, quelle bianche, sempre anche queste, individuate un pochino la metà, e le mettete qui. Questo fiocco. Ah, io ho levato un po' di imbottitura qui, perché mi sembrava troppa, eh? Queste cose le dovete vedere poi strada facendo. Ah, qui c'è l'apertura, non importa chiuderla, tanto questa andrà legata. Lo dovete vedere prima di incollare tutto, fate una prova e mettete tutti i pezzi, assemblateli insieme e vedete un po' se l'imbottitura vi sembra troppa, la togliete, se vi sembra poca, l'aggiungete. Allora, e prendiamo questi fili che abbiamo lasciato qui e facciamo un nodino anche qui, eh? E leghiamo insieme questi pezzi di stoffa, tutti i nostri fiocchi, questo l'ho messo giusto, sì. La cucitura la fate rimanere dietro anche qui, eh? Allora, ora che vediamo, io mi alzo per vedere la posizione di tutte le varie parti. A questo punto prendiamo il pezzetto che abbiamo incollato e lo andremo a mettere qui nel mezzo e lo andremo ad incollare di dietro. Vedete? Mettiamo qua. Questo dopo lo possiamo anche tagliare oppure lasciare. Incolliamo qui e blocchiamo questo pezzetto di stoffa che abbiamo preparato. Prendiamo l'altro e lo andiamo ad incollare qui sovrapposto a questo. Stendetelo un pochino, aggiustatelo. Ecco qua. Questo lo possiamo tagliare, i fili che sono rimasti. In questo modo. Vi troverete in questa situazione qui. Ora dobbiamo preparare la decorazione. Io ho pensato, aspettate, prendo le tronchese. Allora, io ho preso questa botanica qui che ha un'anima in ferro e si può modellare. Se la trovate anche normale e morbida va bene lo stesso. Io ho pensato di fare dei rametti così, quindi taglierò qui con queste forbici qui, queste pinze tronchese, vabbè, queste. Ne farei alcuni, almeno 4 pezzi tipo di saranno circa 10 centimetri, 10-12 centimetri e li vorrei posizionare tutto intorno qui sul bianco. Così, così e così. Oppure diamogli anche un po' di forma rotonda. Vedete un po'. Devo vedere un po' perché lo faccio insieme a voi. Direi che 4 sono troppi. Forse 3 messi così. Uno qui, uno nel centro, cioè uno da ogni lato, cioè due laterali e uno centrale. Direi che bastano. Prima di incollarli fate sempre le prove. Poi prepariamo un fiocco. Io in questo caso lo faccio doppio. Come si fa a fare il doppio finto fiocco? Si fa così. Si mette così. Poi questo si gira sotto. Questo si rigira così perché se io lo girassi in questo modo vedrei il rovescio. Allora lo giro così e lo faccio andare qui sotto. Così. E viene il finto doppio fiocco. E lo andrò a posizionare qui nel mezzo. Qui lo dovrò stringere. Vediamo se è piccolo, sì, un po' troppo piccolo. Lo faccio un po' più grande. Allora, così. Questo poi lo vedete strada facendo, di queste cose. Sì, diciamo che così ci siamo. Cercate qui di essere tutte la stessa lunghezza. Poi prendo lo spago, l'aiuta, quello che
avete e lo andrò a legare nel mezzo. Faccio due nodi. Io prediligo questi nastri che hanno un'anima in metallo perché gli diamo la forma che vogliamo, eh? Io qui ci vorrei mettere un altro di fiocco, in questo caso questo. Perché è un po' scuro, quindi così almeno diventa più luminoso. Possiamo fare così. Questo possiamo fare anche questo tante volte in questo modo. Se era bello anche dalla parte rovescia era più bello, eh. Comunque. Direi proprio di sì. E lo leggo qui. Questo lo dovrò tagliare. Dai, sono andata anche di sinistra, no? Eccola, aggiusterò, tanto lo blocco. E ci faccio un fiocchetto così. Magari facciamolo uguale. Allora, facciamo le nostre prove. Diciamo che ci siamo, però io ci voglio mettere anche le palline, una cascata di palline. Come farò? Vediamo, faccio delle prove e poi vi ritrovo. Allora, si fa così: si prende una pallina, si infila in uno spago, in questo caso questo qui. Se poi avete un nastrino dorato, va bene lo stesso. Ci si fanno due nodini, così si taglia l'eccedenza. Poi si taglia un pezzo utile da poter appendere, si fa un fiocchettino con sempre con questo nastrino qui, piccolino. Ecco, sbagliato a tirare il filo. Di queste dimensioni. Ci si fa il nodino qui perché i dettagli sono importanti. All'estremità ci si fa un nodino e di qua uguale. In questo modo, così, e lo andiamo ad incollare qui alla pallina. Ecco, così. Ora magari il dito anche meglio di no. In questo modo. Io ne ho preparati un po', e ora li andrò a incollare lì. Ma ora iniziamo a incollare tutto. Io direi di mettercene 5 palline, non di più. Se poi ne volete mettere di più, va bene lo stesso. Allora, in questo caso mi alzo, prendo colla a caldo e attacco questi qui. Uno a destra, uno a sinistra. E uno centrale. Magari un po' spostato. Quindi farò colla qui. Poi andrò a posizionare il fiocco che l'avremo già un po' sistemato. Io invece non l'ho ancora sistemato. Un po' così, senza essere proprio precisissimo, un po' anche arruffato, come dico io, proprio per dare quella nota di luccicoso, eh? Questo
questo l'ho legato con questo spago, anche qui ci facciamo vedere in fondo. E lo andiamo ad incollare qua. Un bel po' di colla, eh? Così. E ora qui ci andiamo a collare queste, però le voglio mettere una più lunga, può scalare, più lunga, no, più corta, tipo grappolo. Così. Le posizionate in questo modo, in modo che abbiano questa lunghezza, e poi le annodo tutte insieme. Questa è troppo corta. Allora questa che è più lunga la metto qua. Questa che è più lunga la metto in fondo. Questo dovete farlo per bene, questa operazione, se no non vi viene l'effetto che deve essere, eh? Un po' così. Sì, direi che va bene. Fate un nodo. Magari lasciateli più lunghi gli spaghi, a scorciarli siamo sempre in tempo, se poi sono corti non ci si fa niente. Si taglia e andiamo ad incollarlo un po' leggermente qui sotto, così. Ecco qua. Allora, anche questi non ci piacevano a me. Direi che ci si mette anche loro. Taglio, ci metto un nastrino, eh? Allora, io ho fatto la stessa cosa anche a questa stellina e a questo alberello, come alle palline che abbiamo preparato. Le ho annodate insieme, ne ho fatto uno più lungo e uno più corto, e ora le andrò ad incollare qua dietro. Senza bruciarsi, magari. Allora, io li ho incollati e poi ho infilato un nastrino qui dietro, vedete dove abbiamo collegato i due fiocchi, dentro a questa fascia ho messo un nastrino di raso, ho fatto un nodino e l'ho fatto rimanere qui dietro. Magari ci do un puntino di colla che non giri e che rimanga il nodino nascosto, eh? Così. Poi aggiustiamo tutto, i nostri fiocchi, per bene, centriamoli per bene, così. E diciamo che il nostro fiocco fuori porta è finito così. Ora ve lo tiro su, eh? Bene, mi levo questi, se no risplende la luce. Bene, il nostro fiocco fuori porta è finito. Io vi ringrazio di aver guardato il tutorial e se volete mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Come sempre, un bacione dalla Beke. Ciao, buon Natale!